I partiti borghesi hanno finalmente gettato la maschera. Dopo decenni di finta contrapposizione, distraendo le masse e polarizzandole su questioni secondarie, mentre sui diritti dei lavoratori operavano tutti allo stesso modo, con politiche favorevoli al capitale industriale e finanziario, adesso si trovano tutti uniti attorno al trono di Mario Draghi. A dispetto della narrazione dei media che dipingono il nuovo premier come un eroe e un santo, Mario Draghi è l'uomo delle banche, della finanza e del capitale industriale multinazionale. Dopo aver portato avanti la svendita del patrimonio pubblico, è stato anche garante delle politiche di austerità, prima come governatore di Banca Italia, poi come governatore della BCE. Nessuno di noi si è dimenticato della sua lettera del 2011, nella quale si è dato il via alle politiche di massacro sociale del governo Monti. Legge Fornero, riforma sulle pensioni, licenziamenti, tagli alla spesa pubblica. Adesso, come Presidente del Consiglio, si appresta ad effettuare l'ultima operazione di macelleria sociale. Verranno abbandonate le microimprese a gestione familiare, milioni di lavoratori rimarranno sul lastrico senza lavoro e senza tutele, verranno effettuati ulteriori tagli alla spesa sanitaria e a quella pubblica in generale. E i partiti? Che fine hanno fatto i partiti? Che fine hanno fatto i sovranisti di cartone, Lega e Fratelli d'Italia? Oppure il Movimento 5 Stelle che gridava onestà? Oppure la finta sinistra, il PD, amica delle banche e nemica dei lavoratori? Che fine hanno fatto? Si sono totalmente calate le braghe di fronte al potere dell'economia e della finanza. I famosi 200 miliardi del Recovery Fund sono soldi a strozzo che serviranno per finanziare la ristrutturazione industriale delle grandi aziende multinazionali. Prestiti che ingrasseranno i padroni, i cui interessi saranno riversati sulle classi popolari. Questo è il capitalismo: privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite. Noi comunisti siamo l'unica vera opposizione politica e di sistema. Noi pensiamo, e non ci stancheremo mai di dirlo, che chi vive del proprio lavoro debba avere la titolarità di decidere le politiche del proprio paese, del proprio futuro e dei propri figli. Per questo motivo il 27 febbraio abbiamo scelto varie piazze d'Italia per dire no all'Unione Europea, no all'euro, no al governo Draghi. La nostra tappa in Sicilia sarà a Palermo. Sabato 27 febbraio, ore 15, piazza Giuseppe Verdi davanti al Teatro Massimo. Ci riuniremo lì per dire una cosa semplice: che la Repubblica Italiana va a chi lavora.